www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Intervista video al dottor Carmelo Iacono, direttore generale dell'ASP di Caltanissetta. Dottor Iacono, si ci rivede ciclicamente? Ormai sta diventando un'abitudine, nonostante la strada per Mussumeli. La gente si chiede quale futuro per questo ospedale, non ci sono buoni segnali. Lei ha dovuto chiudere il punto nascita. È la questione dei motivi. Ci sono margini per poter sperare in questo momento? Sono tutte sulla pietra sopra. Beh, innanzitutto dobbiamo precisare che il punto nascita non è chiuso. Il punto nascita è sospeso, perché era un atto dovuto per garantire la sicurezza dei pazienti che accedono alle nostre strutture. Quindi se dovessero intervenire, come sempre abbiamo detto, degli elementi nuovi che intervengono, lo ribadisco, devono essere un decreto di mantenimento del punto nascita e il finanziamento per mettere in sicurezza il punto nascita, quindi il finanziamento per avere l'organico e il personale necessario per mantenere in sicurezza il punto nascita. Allora, con queste due condizioni il punto nascita potrà riprendere la sua attività. È una scelta politica, sostanzialmente. È una scelta tecnico-politica, non è soltanto politica. Io non la metterei soltanto sulla politica, perché ci sono alla base delle decisioni che sono state prese, che poi sono decisioni che sono dettate da quelle che sono le norme internazionali e le norme nazionali, addirittura già con la previsione di 500 parti l'anno, si va al di sotto di quelle che sono le indicazioni nazionali. E quindi immaginate scendere ancora al di sotto dei 500 parti l'anno come limite per accreditare un punto nascita, si va anche in deroga a questo. Quindi questa è la parte tecnica. La parte politica sono le scelte che si fanno in base ai contesti territoriali, in base a quelle che sono le possibilità di deroga. Dottor Iacono, vuole però dire lei da manager alla cittadinanza e quindi all'utenza che, pur essendo sospeso il punto nascita, la funzione di ginecologia continua a funzionare fino all'ottavo mese, possono seguire le gravidanze fisiologiche, noi abbiamo il detto personale se rimane in tonso. Noi abbiamo detto sempre che manteniamo la tutela della gravidanza, è soltanto l'evento parto che non può essere, diciamo, trattato in questo contesto per i motivi che ho sovraesposto, ma poi qua la popolazione continuerà ad avere tutti i servizi che hanno. Ovviamente in un contesto di riorganizzazione e di ottimizzazione delle risorse, quindi l'ospedale di Mussumeli mantiene la sua dignità di ospedale di Mussumeli così come è previsto dalle normative e dai decreti. L'ultima volta che ci eravamo visti, quindi mesi addietro, quando si è inaugurato sopra il centro di gastroenterologia, quando abbiamo titolato a San Moscati, e avevo chiesto quanto aprirà un'urgenza di riabilitazione. Lei allora mi parlò che stavate mettendo mano alla pianta organica. A che punto siamo? La pianta organica è già stata proposta alla Regione. La Regione ci ha fatto non dei rilievi, ci ha dato delle indicazioni. Abbiamo recepito le indicazioni dell'assessorato e abbiamo riproposto nuovamente la pianta organica alla Regione. So che stanno esaminando tutte le piante organiche della Sicilia. Appena ci rimanderanno indietro la pianta organica approvata, noi daremo fondo a tutti i concorsi in modo da avere tutto l'organico per quanto riguarda l'assistenza complessiva della provincia di Caltanissetta, e quindi Mussumeli avrà la sua parte, e appena avremo gli organici noi potremo aprire anche gli altri servizi. Natale è tempo di regali, quale sarà il regalo del dottor Iacono per questo ospedale? Il regalo del dottor Iacono non solo per questo ospedale, ma non solo per questo ospedale, ma per tutta l'assistenza, è quello del mio impegno e di tutto il mio staff e dell'azienda per dare una sanità che sia quanto più adeguata possibile alle esigenze dei nostri concittadini. Mi scusi, grazie.
Per tornare nuovamente sul punto nascita, sì. Per metterlo in sicurezza suppongo è necessario avere ulteriori figure, quindi altre assunzioni. Certo. Ecco. E quanto praticamente le persone continueranno a non venire più a frequentare questa struttura, andranno a sovraffollare i punti nascita che sono qui nelle sì. zone limitrofe, che già si trovano sotto organico. E praticamente c'è bisogno di avere ulteriori unità. E allora io mi chiedo, proprio da profana, perché andare a potenziare, perché altrimenti quegli ospedali non sarebbero in sicurezza, gli ospedali limitrofi, e non aumentare, cioè o portare le figure necessarie in questo punto nascita per mantenerlo. Penso che sarebbe opportuno, non solo per diciamo anche a livello economico, garantire il servizio, e da un punto di vista economico non sarebbe assolutamente, non rappresenterebbe un costo. Dico, che cos'è che invece non lascia ragionare in questi termini? Io sinceramente non riesco ancora a capirlo, anche perché c'è un altro problema. Nel momento in cui la gravida si sente, cioè viene ricoverata qua e deve spostarsi, ha paura, quindi si sposta prima, e nell'ipotesi dovesse spostarsi all'ultimo momento, non abbiamo quella struttura delle autoambulanze assistite che possono garantire lo spostamento. Quindi quale sicurezza garantiamo in questo momento in questa struttura? Nessuna, penso. Quindi cioè, perché non usare questa logica, la logica del rafforzamento delle unità operative qua? Perché no? Mi faccia capire. Lo spiego subito, perché lei ha detto una parola chiave. Lei ha fatto una disamina da profana dal punto di vista tecnico, e ha fatto una disamina da politica o da cittadina di un territorio, e quindi io non posso che apprezzare l'enfasi e le giustificazioni o le argomentazioni che lei pone nei confronti di un argomento così importante. I problemi di organizzazione sanitaria non sono strettamente legati all'economia sanitaria, che è anche un elemento estremamente importante. Perché veda, si lavora, parlando di economia sanitaria, si lavora su volumi di attività, e quindi il volume di attività di un punto nascita è in condizione di sopperire da un X numero parte o un altro X numero parte, quindi da X più Y punto parte. E quindi avere un punto nascita attrezzato, anche se viene coperto con un afflusso maggiore di parti, il costo, stiamo parlando di costi, di quel parto, di quel punto parto, rimane identico. Non c'è bisogno di potenziare ulteriormente i punti nascita. Questo è economia sanitaria. Per quanto riguarda invece la valutazione della sicurezza, quello che voi dite del rischio della gravida, del trasporto durante il viaggio, è senza dubbio un rischio che si corre, ma come io ho avuto più volte modo di spiegarvi, una cosa è un rischio calcolato, che può essere uno, due rischi l'anno, altra cosa sono 500 rischi clinici che si corrono per ogni evento gravidanza, perché il rischio clinico è legato sia alla sicurezza della mamma che alla sicurezza del neonato. E quindi se lei ha 250 parti, lei ha 500 rischi clinici. La paura del rischio clinico è fondamentale, tant'è che in una struttura che opera con la paura del rischio clinico è portata a fare delle prestazioni sanitarie che sono quello che si definisce nella tecnica medica overtreatment, cioè trattamento eccessivo, tant'è che l'indice di cesarei fatti per cautela e non per necessità in un presidio come Mussomeli, e questi sono dati statistici, è di gran lunga superiore a dei presidi dove c'è un punto nascita assistito con una neonatologia, con una UTIN e con tutti i supporti che sono necessari. Allora, per tutelare nascituro e mamma, non a caso sono state fatte queste norme, che provengono non dalla volontà
di un tecnico o dalla volontà di un burocrate economico, ma provengono da dati di letteratura scientifici e provengono anche da organismi internazionali che sono deputati a dare le regole per come bisogna fare una corretta assistenza. Voi state focalizzando l'attenzione esclusivamente sul punto nascita, ma guardi che questi criteri sono estesi alle chirurgie, sono estese alle medicine, sono estese alle cardiologie, tant'è che ci saranno numerose chirurgie, ed è una cosa che avverrà prossimamente, che dovranno chiudere, perché ad esempio le chirurgie dovranno passare dalle chirurgie generali da 112 a 48 chirurgie in Sicilia. Allora, come lei vede, è un problema di riorganizzazione della sanità, che non è fatto soltanto ed esclusivamente per un fatto economico, è fatto per un fatto esclusivamente di garanzia e di abbattimento del rischio clinico. Ovviamente per un politico o per un gestore di un territorio, quindi sia esso un sindaco, sia la popolazione utente, sia quello che è, queste cose sono difficili da capire, però dal punto di vista tecnico la linea ispiratrice di questi processi, che non avvengono solo in Sicilia, ma avvengono in tutta Italia e aggiungo in tutta Europa, sono queste le direttrici che vengono. E il mantenimento delle deroghe è qualcosa che può avvenire, ma deve avvenire in modo motivato, non può essere generalizzato. E ribadisco, se Mussomeli avrà una deroga e se ci daranno i finanziamenti accessori per mantenere il punto nascita e quindi per mantenere una dotazione organica di almeno 6 ostetrici, 6 ginecologi ostetrici, 6 pediatri, 6 anestesisti, il numero congruo di ostetriche, il numero congruo di personale sanitario non medico, non c'è nessun problema per l'azienda sanitaria di provinciale di Caltanissetta di mantenere il punto nascita. Mi scusi, la lettera che ha inviato, la richiesta che ha inviato l'assessore a settembre al Ministero della Sanità, sa a che punto è? Io no, non lo so, lo sapete voi che siete in contatto, sì. È un percorso politico. No, due mesi devono passare. Vi sto dicendo, io di fatto ho parlato di sospensione del punto. Però prima era chiuso, se è possibile, dire qualche altra cosetta. Da un punto di vista economico, quanto un reparto da una potenzialità 100 si riduce come attività quantomeno al 30%, non penso che ci sia il vantaggio a mantenerlo in questa maniera. Il reparto viene rimodulato. Però mantenendo l'assistenza adeguata. Ma mantiene l'assistenza adeguata, ma riduce le sue prestazioni. Queste cose che ha detto già me le ha chiarite precedentemente. Ma 100 volte. 100 volte. Però continuo io come politico e penso tutto il popolo a non accettarle. E non ci perché posso fare praticamente niente. Io rispetto, rispetto le vostre opinioni. Ci sono le direttive europee, senza ombra di dubbio, ma naturalmente queste direttive vengono applicate in zone che non hanno tutte le nostre problematiche, in zone che se casomai domani piove, lei lo sa come dobbiamo raggiungere queste sedi, e questo va tenuto in considerazione, prescindendo che sono sempre i soliti discorsi e potremmo anche stancarci. C'è stato anche il discorso che gli ospedali di montagna sono stati mantenuti, hanno ricevuto la deroga, non si capisce perché il punto nascita di Mussomeli ancora no. Perché probabilmente non so perché non è arrivato la deroga, questo non lo so perché non è arrivato la deroga, perché quello è un percorso politico. Io dal punto di vista tecnico ho la responsabilità dell'assistenza, cioè, e quindi tutelo quella che è l'assistenza degli assistiti che mi sono stati affidati. Riguardo alla nuova, all'ultima legge della Lorenzin, sì, riguardo gli ospedali di montagna di cui parlava l'assessore, quando possono essere importanti
positivamente in quello che deciderà la Commissione Stato Regioni per noi, per il mantenimento. Ma io non lo posso sapere. No, così. Non lo posso sapere, io non ho questi elementi di valutazione, questi sono elementi di valutazione che sono squisitamente politici. Dico, un vantaggio dovremmo averlo. Ma questo è un canale ed è una valutazione che è esclusivamente politica. Attenzione, che quando parliamo di politica non vorrei che venisse frainteso che si parli di partiti. Assolutamente. No. Politica significa andare a valutare quelli che sono i contesti di un territorio, di un tessuto sociale e dare delle risposte. Quindi vede la valenza politica, io non riesco a rispondere a delle domande che non sono di ordine tecnico. Però lei l'ha detto ai lavori, così, una sua impressione, quale potrebbe essere questo nuovo decreto della Lorenzini? Non lo so, perché non so su che parametri si basa. Lei sa perfettamente che qualsiasi atto viene fatto a livello nazionale deve essere supportato anche da un contesto di finanziamento. Metta caso che riescono a trovare i soldi e riescono a finanziare il mantenimento di tutti i punti nascita d'Italia, ben vengano, ma metta caso che riescono a trovare il finanziamento per mantenere soltanto 10-15 punti nascita in Italia, dovranno fare un cut-off, cioè un punto al di là del quale autorizzano e al di sotto del quale non autorizzano. C'è chi entra e c'è chi resta fuori. E quindi c'è chi, ma è sempre così. Ma questo qua, voi che fate gli amministratori, queste cose le sapete molto bene. No, era così capire. Io non lo so. L'impressione è un elemento che dovrebbe essere, diciamo. Non ho nessuna sensazione. Di vantaggio. Non ho nessuna sensazione e nessuna impressione. www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.